Buongiorno a tutti, come promesso oggi parliamo di Wild Rose, un fiore di Bach, quindi torniamo nella vasta gamma di fiori di Bach e parliamo di Wild Rose, che è il fiore della rosa canina. La rosa canina è super conosciuta per la vitamina C, è una rosacea, una pianta che fa parte della famiglia delle rosacee, serve per tantissime cose. Il fiore di questa pianta venne utilizzato da Edward Bach proprio per aiutare, lo dicevamo la scorsa settimana, il sistema della persona a reagire da uno stato di apatia, cioè avere un nuovo sprinto, una nuova spinta verso qualcosa anche di normale, perché le persone che hanno bisogno di Wild Rose normalmente vengono descritte come persone che sono talmente apatiche che non ridono più, non piangono più, non si lamentano mai, vivono una vita grigia e triste. E Wild Rose sposta proprio da questo, nel senso che aiuta le persone a smuoversi, a darsi quel famoso calcio nel sederino che ogni tanto fa anche tanto bene. Vi muove dai vostri stati di apatia, serve anche per persone che magari pur non essendo apatiche, ma magari hanno una stanchezza cronica, fanno fatica a alzarsi al mattino, fanno fatica ad avere nuovi progetti verso i quali muoversi o nuovi stimoli verso i quali andare. Quando tutto sembra ormai grigio e spento, e questa stagione, normalmente, no, la stagione autunnale porta ogni tanto, no, a entrare in una dinamica un pochino di apatia per tutti noi. E quindi questo fiore può essere molto d'aiuto. Il medico Edward Bach consigliava di prendere 4 gocce 4 volte al giorno per 4 settimane, quindi 4-4-4. Se volete potete provarlo, si trova in farmacia, in erboristeria, sono ormai conosciutissimi. Spero di, con questi consigli rispetto ai fiori, darvi un supporto. Magari non vi riconoscete in uno che io presento, ma magari poi tra un po' vi riconoscerete in un altro. Se volete, nel canale proprio, quello di YouTube, ci sono le playlist, quindi se avete voglia di andare a dare una sbirciatina rispetto a quali sono i fiori di Bach di cui Chiara ha parlato adesso, andate e guardate. Non ce ne sono ancora tantissimi, devo dire, ma poco alla volta li metteremo tutti. E niente, adesso vi saluto, vi ringrazio di avermi ascoltato e come sempre, grazie alla vita.